Buongiorno dalla redazione di Russia News. Nell'ultimo servizio abbiamo fatto le pulci agli assurdi privilegi dei nostri parlamentari. Oggi andiamo ad analizzare un po' più da vicino l'attività benefica della Fondazione Telethon e lo faremo sia dal lato finanziario che da quello etico. La maratona televisiva originale nasce negli Stati Uniti nel 1966 dall'idea dell'attore Jerry Lewis, mentre la versione italiana arriva nel 1990 per opera di Susanna Agnelli, la cui famiglia è notoriamente legata alla massoneria, ed è oggi gestita dall'imprenditore Luca di Montezemolo. Guardando sul sito ufficiale, possiamo vedere che Telethon si presenta come un'associazione senza scopo di lucro che finanzia la ricerca per studiare e cercare una cura per le malattie genetiche rare. Uno scopo nobile che svolge soprattutto attraverso le donazioni. Ma vediamo quanti soldi ha raccolto la fondazione negli ultimi anni. 2018, 31 milioni di euro. 2019, 45 milioni di euro. 2020, 54 milioni di euro. 2021 ancora 54 milioni di euro. 2022 75 milioni di euro. 2023 60 milioni di euro. Oltre 300 milioni di euro solo negli ultimi 6 anni. Ma se consideriamo tutti i 34 anni di attività dal 90 ad oggi, la cifra supera i 2 miliardi di euro. Di questi, quanti soldi sono stati veramente investiti nella ricerca? Il dato è ufficiale e si trova sul loro sito. Circa 600 milioni di euro. Ma il resto, che fine ha fatto? Semplicemente sono stati spartiti a piacimento, con voci di bilancio che vanno da oneri campagne pubbliche a retribuzioni del personale a un sibillino oneri da attività istituzionali, fino allo stipendio dello stesso Montezemolo, che non presta il suo nome a titolo volontario, ma prende un bel compenso che va oltre i 300.000 euro. Quindi, chi dona i propri soldi, credendo di contribuire seriamente alla ricerca medica, si trova invece a mantenere una baracca che di scientifico ha ben poco, neanche la ricerca. E qui arriviamo alla seconda parte del nostro servizio giornalistico. Sì, perché le sperimentazioni scientifiche condotte nel nome di Telethon vengono in larga parte ancora eseguite sulla pelle degli animali, cosa che al giorno d'oggi è oltremodo perturbante. Può essere vero che in passato i test sulle cavie hanno portato a dei successi sanitari. Citiamo ad esempio la scoperta dell'attività antibiotica della penicillina che Fleming ha scoperto grazie al suo lavoro sui topi, o a Pasteur che ha verificato la teoria dei germi lavorando sulle pecore. Ma allora non c'erano i mezzi di adesso e non c'era Telethon con la sua ricerca e i suoi finanziamenti. Tra l'altro, nella storia della medicina ci sono anche grossi errori dovuti a sperimentazioni errate di farmaci che hanno superato la prova sugli animali, ma si sono poi rivelati tossici sugli esseri umani. Ad esempio, la talidomide, un sedativo rivelatosi poi teratogeno, o l'antiasmatico isoprenalina, fino al caos del principio attivo antifame, antiobesità, antidiabetogeno, Benflurex, che ha ucciso migliaia di persone e ha portato alla condanna per omicidio del suo distributore francese. Aggiungiamo che anche il fumo, l'alcol, il benzene, l'amianto, l'arsenico sono praticamente innocui sugli animali, ma dannosissimi per l'uomo. Tutto questo ci porta a chiederci se veramente la sperimentazione sulle cave da laboratorio sia necessaria o se si tratti di una inutile ed evitabile crudeltà verso le povere bestiole. E la risposta è semplice, perché le alternative al giorno d'oggi esistono eccome. Ci sono delle procedure che permettono di limitare le sofferenze degli animali, riducendone o addirittura sostituendone l'utilizzo. Due esempi.
Le colture cellulari, che sono addirittura più precise in quanto derivano da materiale biologico umano, e le simulazioni al computer, con speciali programmi che permettono di capire e verificare gli effetti sull'uomo di molecole e composti. Se la ricerca, quella vera, proseguisse in questo senso, farebbe meno danni, porterebbe benefici per tutti e soprattutto eviterebbe di arricchire ulteriormente chi è già ricco ma non si accontenta e vuole speculare anche sui malati.